Eccoci, buongiorno a tutti, ci siamo. Allora, benvenuti a quella che è la presentazione ufficiale della stagione del softball 2021. Finalmente si parte con un leggero ritardo dovuto al Covid, ma adesso finalmente si può giocare. Siamo qui e partiamo quest'oggi da Carano perché quest'oggi, proprio qui a Carano Pertusella, si giocherà alle 15 il primo atto ufficiale della stagione di softball, che sarà l'All-Star Game fra l'Italia, reduce dalla trasferta americana, dalla preparazione ai suoi impegni di questo 2021, e un All-Star Team, un team composto dalle migliori giocatrici di tutta la Serie A1 Softball, che invece partirà fra 2 settimane, come tutti i campionati. Quest'oggi, questa mattina, presenteremo i due aspetti di una stagione che si presenta veramente ricchissima di appuntamenti: quello legato alla nazionale, che come sapete avrà due appuntamenti particolarmente importanti in questo 2021, e poi appunto quello del campionato, che scatterà fra 2 settimane. Poi nell'ultima parte avremo anche la possibilità di approfondire alcune novità importanti che riguardano invece l'aspetto della comunicazione e del modo in cui si potrà vedere il softball e anche il baseball in televisione in questa stagione, televisione e anche ovviamente in streaming. Comincio presentandovi gli ospiti che sono qui seduti al tavolo di fianco a me in questa mattinata qui a Caronno. Parto dal manager della nazionale di softball, Federico Pizzolini. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Abbiamo il presidente della Federazione Italiana Baseball e Softball, Andrea Marcon. Buongiorno anche a Buongiorno. te, Andrea. E abbiamo il capitano della nazionale italiana di softball, Erika Piancastelli. Ciao, Erika. Buongiorno. Allora, sono passati un bel po' di giorni, 651 per la precisione, da quando l'Italia di softball ha staccato il biglietto per le Olimpiadi. I giochi di Tokyo, come sapete, si stanno facendo aspettare, però ci siamo quasi arrivati a questo grande appuntamento. E allora, per introdurre la parte di questa presentazione dedicata alla nazionale di softball, andiamo a rivedere immagini che abbiamo già rivisto tante volte, ma che è sempre una bella emozione rivedere, quelle della qualificazione olimpica di Utrecht. Vediamo la clip della qualificazione. Insomma, sempre emozionante rivedere queste immagini, anche se appunto è passato un po' di tempo e da quei giorni. Nazionale di softball che è nel pieno della preparazione per due grandi appuntamenti: il campionato europeo, che si svolgerà, come sapete, in Italia, in Friuli, dal 27 giugno al 3 luglio, e poi appunto i giochi olimpici di Tokyo, che si svolgeranno, per quanto riguarda il softball, dal 21 al 27 luglio. Volevo allora lasciare la parola al presidente Marcon per parlare di softball, ma anche per ricordare chi purtroppo ci ha lasciato qualche tempo fa. Sì, in effetti è passato un anno e mezzo, adesso parlavo con Erika, quasi due. Mi diceva, sembra che siano passati 5 anni da quella partita di Utrecht. Effettivamente strada ce n'è stata tanta, molte cose non belle che ci sono successe. Dico sempre che non possiamo guardare al futuro se non ricordiamo il passato. Credo che sia arrivato il momento tutti assieme di ricordare la figura di Enrico Blätter, che ci ha lasciato 2 mesi fa. E chiedo a tutti se vogliono partecipare con noi a un minuto di raccoglimento in sua memoria. Ci siamo.
Ok, grazie. Era doveroso ovviamente ricordare la figura di Enrico Blätter, colui che ci ha portato di fatto a partecipare ai Giochi Olimpici. Andrea, nazionale nel pieno della preparazione per le Olimpiadi e per i campionati europei che si svolgeranno prima dei Giochi Olimpici. Insomma, parlaci un po' di come sta andando e anche un pochino di quelle che sono le prospettive secondo te di questa nazionale. La programmazione sta andando avanti fra un po' di intoppi vari, perché purtroppo la situazione che si è venuta a creare col Covid non permette di rispettare appieno la programmazione che ci eravamo prefissi. Roberta Soldi con lo staff, con tutte le ragazze in questi mesi è stata brava ad adattare la situazione in base a quelle che sono le esigenze del momento. L'ultima ci hanno fermato praticamente in aeroporto prima di partire per gli Stati Uniti, perché durante la notte era cambiata una normativa per cui abbiamo dovuto attendere 2 giorni prima di ripartire. Sono saltate la tournée in Australia, è saltata la tournée in Giappone, dovevamo ospitare Taiwan prima degli europei, anche loro hanno dovuto disdire. Si lavora al meglio che si può, cercando di adattarci con lo spirito tipico probabilmente italiano, lo spirito che poi contraddistingue tutte le nostre società che sono per prime quelle più in difficoltà a cercare di portare avanti l'attività. Io credo, ma Federico e Erika ne sanno più di me, che siamo pronti per gli europei e poi da lì saremo pronti per partire per Tokyo, per quella che sarà un'Olimpiade sicuramente strana rispetto a quelli che sono gli standard soliti. Però il nostro sogno era andarci, grazie a loro, grazie a Enrico ci siamo arrivati, quindi è giusto che prepariamo al meglio. Per l'europeo l'obiettivo è solo uno, ed arrivare davanti al secondo. Per le Olimpiadi abbiamo sempre detto che noi a partecipare solo non ci teniamo, quindi si cercherà di puntare all'obiettivo massimo, che è quello della medaglia. Poi ci riusciremo bravi, ma sicuramente ci arriviamo avendo messo il massimo dell'impegno. Federico, venite da un periodo di preparazione abbastanza intenso negli Stati Uniti. Com'è andata? Come sta andando l'avvicinamento a questi due grandi appuntamenti? Beh, diciamo subito che la nostra preparazione è partita con 2 mesi in ritardo. Come diceva il Presidente, l'appuntamento più importante, ovvero il torneo in Australia, ci dava quel punto di partenza che riusciva a determinare tutto il nostro cammino. È nato qualcosa di importante, perché la trasferta negli Stati Uniti ci ha detto a che punto eravamo, ma soprattutto ci ha fatto ripartire, per cui un punto di partenza importante, non da giudicare dal punto di vista dei risultati, ma va giudicato dal punto di vista dell'impegno che tutte queste atlete hanno dimostrato. Loro vogliono esserci, io voglio esserci, tutto lo staff vuole esserci. Il nostro primo obiettivo è sicuramente una riconferma, che non deve essere una riconferma solo dal punto di vista tecnico, ma soprattutto una riconferma dal punto di vista morale. Noi dobbiamo essere e tornare ad essere quel grande gruppo che ci ha portato a grandi risultati 2 anni fa. E sicuramente risponderemo presenti al momento dell'appello. Erika, come sta andando la preparazione? Venite da queste settimane molto intense, molto, molto ricche di impegni negli Stati Uniti. No, la trasferta negli Stati Uniti è andata bene, nel senso che l'abbiamo usata molto come una preparazione, era quello. Non siamo andati lì, come diceva Federico, per essere già in forma, per vincere contro l'America o contro i college che c'erano là, però l'abbiamo usata come preparazione e l'abbiamo usata per vedere a che punto eravamo. E secondo me ci è servito molto per adesso capire su che cosa possiamo migliorare. E oggi Federico ha fatto un discorso prima dell'allenamento che dobbiamo usare ogni giorno come un giorno per migliorare e per andare sempre un passo in avanti. Quindi noi ragazzi siamo pronti per fare proprio quello, manca poco e quindi dobbiamo darci tutto tutti i giorni e ogni giorno fare sempre quel passo in avanti. Senti, avete l'Europeo, avete le Olimpiadi, questo anno di attesa vi ha dato ancora più voglia di partecipare, di provare a dare il massimo sul palcoscenico olimpico, anche se, come diceva il Presidente, saranno Olimpiadi un po' strane rispetto a quelle a cui siamo abituati di solito. Sì, la voglia c'è molto e quest'anno secondo me è stato molto utile anche per noi per prepararci un po' di più. E come dicevo all'inizio della pandemia, un anno in più per noi possiamo usarlo sia nell'aspetto fisico ma anche mentalmente,
e ci dobbiamo preparare mentalmente per affrontare 5 squadre del top, le top squadre del mondo. Mentalmente dobbiamo essere pronte, fisicamente dobbiamo essere pronte, e quest'anno in più secondo me ci dà quell'aiuto lì. E possiamo lavorare sulle cose che forse l'anno scorso non avevamo più tempo di fare prima delle Olimpiadi, e quindi quest'anno ci è servito, e secondo me adesso abbiamo anche un obiettivo molto più importante e anche una motivazione in più per giocare per Enrico. Perfetto, grazie Erika. C'è una novità importante che riguarda lo staff azzurro per la preparazione per l'avvicinamento europei e olimpiadi, perché l'Italia ha aggiunto come consulente un nome che non ha bisogno di presentazioni per gli appassionati di softball. Parliamo di Mike Andrea, il tecnico più vincente nella storia del softball NCAA, 8 titoli universitari alla guida di Arizona e anche 2 medaglie olimpiche con la nazionale americana, una d'oro e una d'argento. Presidente Marcon, un nome che assolutamente non serve presentare, un allenatore che ha un'esperienza infinita anche relativa proprio alle Olimpiadi. Sì, l'esigenza di trovare qualcuno che potesse dare una mano a Federico sotto l'aspetto dell'esperienza arriva proprio da una richiesta di Federico, perché quando l'abbiamo nominato capo allenatore e ci è sembrata assolutamente la scelta più giusta e logica per succedere a Enrico, abbiamo così... Roberta Soldi una mattina mi ha detto: ma senti, proviamo a telefonare a Candrea, e la mia risposta è stata: Candrea quello che conosco io. Abbiamo provato, era all'inizio di marzo, abbiamo preso subito la sua disponibilità a parlarne, è stata 3 settimane praticamente di trattative, abbiamo chiuso fine marzo, poi su richiesta di Mike abbiamo posticipato l'annuncio fine aprile, perché comunque Mike è soggetto a un contratto importante con Arizona University e a una serie di cose in piedi là, e l'abbiamo annunciato al primo consiglio federale utile, che era quello del 29 aprile. Porterà grandissima esperienza, grandissima motivazione. Devo dire che durante i nostri incontri è stato anche commovente il suo attaccamento a questa idea, perché vuole comunque così dare un passaggio della sua carriera a favore della nazione da cui è partito suo papà per gli Stati Uniti. E quindi niente, poi quando ci ha detto lo faccio anche perché voglio ricordare degnamente la memoria di Enrico, credo che lì sia stata veramente la chiusura del cerchio. Sarà con noi dal 16 giugno, rimarrà con noi fino alla nostra partenza per Tokyo, per dimostrare il tipo di persona che è. Ha chiesto di non partecipare alle Olimpiadi perché comunque avendo allenato e vinto l'oro con gli Stati Uniti non si sentiva di affrontare gli Stati Uniti in ricordo di quello che aveva fatto nel passato, e quindi penso che la persona l'ho spiegata bene io. Tecnicamente credo che non ci sia una sola persona che conosca il softball che possa discutere una scelta del genere, e sarà sicuramente un valore aggiunto per Federico, che è stato il più entusiasta di tutti quando gli abbiamo nominato Mike Andrea. Proprio Mike Andrea ha voluto essere qui, anche se non fisicamente, quest'oggi a questa presentazione. Ci ha mandato un messaggio che vogliamo vedere e sentire. Buongiorno a tutti, sono Mike Andrea dagli Stati Uniti, dall'Arizona in questo momento. Qui siamo nel cuore della nostra stagione, ma volevo comunque dirvi quanto sono emozionato di poter lavorare con Federico e il resto dello staff alla preparazione per gli europei e per questa grande opportunità che avremo a Tokyo alle Olimpiadi. Vorrei parlarvi delle Olimpiadi perché sono il palcoscenico più grande possibile per noi del softball, ed è davvero importante che tutti capiamo che dobbiamo essere pronti fisicamente, mentalmente e a livello emozionale. La cosa più importante ai giochi è il tempismo, giocare a softball nel modo migliore al momento giusto. E allora vi chiedo: cosa state facendo oggi per essere migliori domani? Deve essere questo il nostro percorso verso le Olimpiadi. Ricordo quando mi sono allenato 4 anni per quel singolo momento, per vincere una medaglia, ed è una sfida a livello fisico e mentale. Ma la cosa più importante quando si parla di Olimpiadi, con questo chiudo, è che bisogna competere, perché sarete circondati dagli atleti più competitivi al mondo,
e se non sarete capaci di competere, fallirete. La seconda cosa che voglio che facciate è godervi l'esperienza, perché essere un atleta olimpico è un'esperienza unica che non molti possono provare. Significa tanto e significherà tanto per voi per il resto della vostra vita. Ovviamente vogliamo tutti vincere una medaglia, ma essere al villaggio olimpico circondati da tutti questi grandi atleti è già di per sé un grande successo. Perché ciò succede, c'è un'altra cosa che dovete fare. Nelle mie esperienze precedenti mi sono reso conto che quello che impedisce alle squadre di fare bene alle Olimpiadi spesso sono le distrazioni. Bisogna imparare a gestire queste distrazioni, perché molte arriveranno anche dalle persone a cui volete bene, la vostra famiglia, i vostri amici. Dovrete essere preparati, avere un piano, perché quando entrerete in quello stadio dovrete essere subito pronti. Sono davvero felice di essere con voi a giugno, a vedere, a valutare, a lavorare con voi. Farò tutto il possibile per aiutarvi a fare qualche passo in avanti nella preparazione per le Olimpiadi. E nel frattempo vi auguro il meglio, cercate di stare bene, prenderete tutte le precauzioni in questo periodo difficile e soprattutto continuate a lavorare duro e a divertirvi giocando soft. Perfetto, ringraziamo Mike Andrea e anche Kevin Senatore che si è occupato del doppiaggio del messaggio che ci ha mandato dall'Arizona Mike Andrea. Presidente Marcon, non soltanto nazionale senior ovviamente nel menù di questa ricchissima stagione, ma anche tanti impegni importanti, Covid permettendo, per le nazionali giovanili. Sì, in realtà meno di quanto erano in programmazione, perché la Federazione Europea ha cancellato il Massimo Romeo Trophy, che era un po' l'Europeo Under 13. L'Under 15 non ha manifestazioni ufficiali. Le manifestazioni ufficiali sono previste per l'Under 18 con l'Europeo a luglio e col Campionato del Mondo in Perù a fine agosto, che al momento è rimasto confermato dai calendari. Molte però le attività che vengono fatte con tutte le squadre, da quando termineranno le scuole, anche l'Under 13 e l'Under 15 si ritroverà con raduni settimanali per giocare un po' e per stare un po' assieme. L'Under 18 invece ha già iniziato la settimana scorsa col Talent Team, esperienza che verrà ripetuta durante quest'anno, e poi ci saranno 3 giorni di raduno in Friuli Venezia Giulia a giugno, speriamo di poter partecipare al torneo di Legnano, il pre-europeo e tutto. È ovvio che questo raduno, già oggi le convocazioni che ha fatto Federico anche per questo raduno proiettano già la nostra nazionale, anche da settembre in poi ci sono tante ragazze giovani che hanno iniziato il loro percorso all'interno della nazionale maggiore. Lavoriamo tutti nella stessa direzione, quest'anno è partito anche il programma congiunto della preparazione atletica col professor Cardone, che è responsabile di tutta la preparazione di tutte le nazionali, e cerchiamo di migliorare tutti gli aspetti su cui abbiamo valutato che ci fossero delle difficoltà in passato. Molte cose da fare e speriamo, insomma, lavoriamo giorno per giorno, ripeto, perché qua ogni giorno c'è una novità e quindi non è così semplice. Come diceva il Presidente Federico, le nazionali giovanili sono ovviamente un serbatoio per la nazionale senior e le convocazioni di quest'oggi testimoniano un po' quanto ci sia anche la volontà ovviamente di sperimentare, di provare nuove soluzioni come alcune delle giocatrici che hai convocato per questo All-Star Game quest'oggi. Sicuramente il compito di un allenatore di nazionale è quello di dare spazio ai giovani quando questo è possibile. Oggi sicuramente sarà una grandissima giornata di softball, una giornata che ci proietta ad un inizio, spero io, interminabile del nostro sport, non solo per quest'anno ma per gli anni futuri, senza interruzioni, senza Covid. E dare spazio a un giovane significa premiare il grande lavoro che tutte le società italiane del softball stanno facendo in questo periodo, nonostante queste difficoltà. E un manager porta in campo la squadra, ma tutto il lavoro dietro, tutto il far sì che un giocatore migliori è sicuramente dovuto alle società di appartenenza. Per questo io dico sempre a un giocatore, ricordati che prima di tutto tu devi dare tutto te stesso alla società, dopodiché il tuo punto di arrivo è la nazionale, ma prima di tutto l'importante è l'attaccamento alla società di appartenenza.
Perfetto, allora quest'oggi, come dicevamo prima, la nazionale sarà in campo alle 15 qui a Caronno per due partite contro una selezione All Stars del campionato di Serie 1, con in mezzo anche l'Homerun Derby, la gara dei fuoricampo, tutto in diretta su FIBS TV. E allora volevo introdurre e chiamare qui vicino a me Giorgio Turconi, direttore sportivo del Caronno Softball, perché la partita di oggi varrà anche come 42esima edizione del trofeo Città di Caronno, quindi se volevi dire due parole insomma da padrone di casa. Ma io ringrazio la federazione intanto di aver scelto il nostro impianto per questa presentazione, che è un momento importantissimo. Due parole sul torneo. Il nostro torneo l'anno scorso non si è tenuto per motivi evidenti e quest'anno recuperiamo con due edizioni. È un torneo molto longevo perché quest'anno arriva alla 42esima edizione. Torneo Città di Caronno Coppa Maier, patron del nostro sponsor. E quindi ci auguriamo che pomeriggio ci sia spettacolo e nuovamente ringrazio la FIBS dell'onore che ci ha fatto quest'anno. Grazie, ringraziamo allora anche Giorgio Turconi e passiamo adesso alla seconda parte della nostra presentazione, quella dedicata ai campionati di softball, e per prepararci ai campionati che cominceranno fra due settimane non c'è modo migliore che andare a rivedere quali sono state le 10 migliori azioni del campionato dell'anno scorso. Vediamo. Bernardi che batte una palla verso il lanciatore, gran tuffo in avanti di Pergola per effettuare la presa al volo che chiude l'inning. Solda batte in campo opposto a sinistra, oh, grande presa, presa in tuffo di Micheloni, grande presa per chiudere l'inning. Brava. Nicolini batte Cecchetti, presa da parte di Longhi che tocca la terza base, tira in prima per il doppio gioco, non c'è l'out in prima, c'è però l'out in terza, realizzato con una grande giocata esterno centro, colpo in avanti, splendida presa di Alice Parisi, capolavoro dell'esterno centro del pianoro. Caricamento, lancio, batte Minardi, grande tuffo e presa al volo di Beatrice Salvioni, altra grande giocata difensiva in questa partita. Parte Tondini, una palla lunga, una volata a destra, la palla colpisce la recinzione e allora Collecchio pareggia il conto a 4-4, ma per la terza base Tondini, scivolata, out in terza. La bella giocata di Beatrice Ricchi per l'out in terza base. Cecchetti, fama Cecchetti, splendida giocata difensiva della Bollate che elimina due avversari in un colpo solo. Cecchetti, fama Cecchetti, splendida giocata difensiva della Bollate che elimina due avversari in un colpo solo.
tiro di Melanie Sheldon. Contatto di Mandarecci, esce il gruppo splendido di Melanie Sheldon. La linea nel guanto di Melanie Sheldon. Contatto di Margarecci, esce il gruppo splendido di Melanie Sheldon. È una grandissima giocata. La palla verso il lanciatore, la tocca Comar, si tuffa, tira in prima ed effetto un pazzesco Alessandra Rotondo, giocata clamorosa di Rotondo. Insomma, sono state davvero tante le giocate spettacolari che l'anno scorso ci hanno regalato le protagoniste della stagione di softball, e a tale proposito ci ha raggiunto al tavolo una giocatrice che lo scudetto l'ha vinto l'anno scorso con il Volate, Elisa Cecchetti. Siete pronte, Elisa? Quest'anno avete, insomma, come si dice spesso, il bersaglio addosso, perché chi vince lo scudetto è la squadra che tutti cercano di battere. Quanto sarà difficile ripetervi quest'anno? Beh, sicuramente ci fa molto piacere avere questo bersaglio addosso, perché vuol dire che abbiamo vinto l'anno scorso e sicuramente tutti saranno motivati nel cercare di batterci, ma non vediamo l'ora di scendere in campo e di vincerlo di nuovo, ecco. Era un po' fra l'altro che vi sfuggiva lo scudetto l'anno scorso, finalmente l'avete portato a casa. Giusto qualche anno, non mi ricordo bene quanti. E avete anche la Coppa dei Campioni quest'anno, ovviamente, quindi un doppio impegno particolarmente importante. Esatto, esatto, il nostro obiettivo è riconfermarci in entrambe le competizioni, ecco. Tra l'altro, una delle novità del campionato di softball, non soltanto per il softball ma per tutti i campionati, sono i loghi. Li vedete qui sullo sfondo, nuovi loghi che accompagneranno tutti i campionati per dare un simbolo di riconoscimento a tutti i campionati che cominceranno fra due settimane, anche se quest'oggi, vi ricordo, c'è un prologo del campionato di baseball, perché comincia il girone C con due settimane di anticipo, con due partite fra oggi e domani. Però, Presidente, parliamo di softball, campionati che stanno per cominciare. Cosa vuoi dirci, insomma, sullo sviluppo di questa stagione per quanto riguarda i club? No, io non posso far altro che ringraziare le società, come ha già fatto prima Federico, per il lavoro che stanno facendo, per quello che hanno fatto, per la pazienza che hanno dimostrato in questi due anni. Assieme abbiamo cercato di arrivare a compimento di un'impresa che non è così facile da realizzare. L'anno scorso siamo partiti a luglio, quest'anno a maggio, con piena disponibilità loro. Poi lo spettacolo in campo lo faranno loro, sono sicuro che sarà un bellissimo campionato. La forma quella dell'anno scorso, due giorni da sei, con i playoff che coinvolgeranno le prime tre squadre di due gironi, le formule le conoscete già, però quello che ci tengo veramente a sottolineare è la grandissima disponibilità che ci hanno dimostrato le società, la pazienza, il capire anche che la situazione non ci permette di fare delle grandissime programmazioni. Parlavo prima con Alfonso e con Giorgio, che ormai io vivo di convocazioni in sedi istituzionali, lo sport non so nemmeno forse più come si gioca a baseball e softball, ormai è solo un così, stare dietro ai DPCM, decreti leggi vari e basta. Abbiamo trovato la disponibilità delle società, che abbiamo riportato a tutti i vertici e tutti i livelli. L'anno scorso siamo stati, secondo me, molto gratificati dal fatto che ci ha ricevuto il presidente Malagò per festeggiare gli scudetti. Alla fine, diciamoci le cose per come stanno, siamo stati l'unico sport che ha iniziato e portato a termine i propri campionati assegnando tutti i titoli che c'erano, e credo che per uno sport come il nostro, che non ha così una grandissima diffusione, sia veramente un'impresa da sottolineare, impresa che non avremmo mai potuto realizzare senza il lavoro fantastico di queste società. Se nessuno è mai venuto sul campo di Caronno, li invito a venirci, quelli che soprattutto non frequentano il nostro mondo, per capire cosa vuol dire entrare su un campo da softball e vivere l'emozione di stare in un ambiente come questo. E vale ovviamente anche per il baseball, magari lo ripeterò al 19 alla presentazione del campionato del baseball, se no si offendono, insomma.
Aggiungo solo qualche dettaglio a quello che diceva il presidente. Serie A 1, 12 squadre, 2 gironi da 6 con 4 new entry che sono New Bollate, Oltre Torrente, Nuoro e Caserta. Il campionato sarà fermo dal 20 giugno al 7 agosto per permettere appunto alla nazionale di partecipare a Europei e Olimpiadi. Poi si riprenderà, ci sarà come l'anno scorso un preliminare playoff fra terza e seconda al meglio delle 3 partite, preliminare incrociato, poi semifinali e finali al meglio delle 5 con le finali i primi 2 weekend di ottobre. Serie A 2, 2 gironi da 7 squadre, sosta solo dal 1 agosto per 2 settimane, poi a settembre semifinali incrociate e finale entrambe al meglio delle 5 partite. Serie B softball, 31 squadre divise in 7 gironi, la regular season finirà ad agosto per lasciare poi spazio ai playoff da settembre. Abbiamo sentito prima le parole di Elisa Cecchetti in rappresentanza del Bollate campione d'Italia. Vediamo il video messaggio che hanno voluto mandarci alcune delle capitane, alcune delle giocatrici del campionato di A1 softball. Lupo e buon rientro in campo. E auguro a tutte le squadre una buonissima stagione, a tutto lo staff e tutte le atlete di vivere serenamente tutto il campionato che abbiamo davanti. Faccio un in bocca al lupo a tutte le squadre, in particolare alla mia, e ci vediamo presto e che vinca il più forte. Auguri a tutti ragazzi e ragazze e speriamo che vinca il migliore, in bocca al lupo. Finalmente si comincia e quindi un grande in bocca al lupo a tutti, buon softball e ci vediamo presto sui campi. Ciao a tutti dal Poderi del Nespoli e buon campionato a tutti. Adesso volevo chiamare qui Marco Landi, responsabile comunicazione e marketing della FIBS, perché ci sono delle novità molto importanti che riguardano l'aspetto comunicazione della federazione e anche il modo in cui si potranno vedere quest'anno le partite di baseball e di softball. Grazie Matteo, buongiorno a tutti. Sì, Matteo prima ha indicato una novità grafica che è qui sul tabellone, che è il nuovo logo della Serie A1 Softball, un progetto grafico che caratterizzerà tutta la nostra attività di club quest'anno. Ogni campionato avrà un logo che lo identifica su questo tema grafico, ma c'è un altro marchio nuovo che accompagna quelli che storicamente supportano la nostra attività. Si tratta di Media Sport Group. Media Sport Group non è solo un'etichetta grafica qui, è un contenuto molto importante perché i contenuti, le produzioni live di FIBSTV.com a partire da quest'anno troveranno anche una nuova piattaforma di distribuzione, una nuova possibilità di essere viste nella TV lineare. Abbiamo in poche settimane, grazie anche agli auspici di Matteo, che collabora con il gruppo, ho trovato l'accordo con Mediaspot Group. Le partite di baseball e di softball faranno parte del calendario, del palinsesto di due dei canali lineari di Mediasport. Per presentare comunque il progetto Mediasport Group abbiamo qui Rebecca Valentino, che è uno dei volti più amati del gruppo televisivo. Prego. Buongiorno a tutti, grazie Marco, grazie Matteo per questa introduzione. Io mi presento, sono Rebecca Valentino, giornalista del gruppo editoriale televisivo Mediasport Group. Mediasport Group nasce pochi anni fa come web TV e negli anni ha avuto una crescita esponenziale, tanto che adesso abbiamo una copertura televisiva veramente molto ampia. Abbiamo qualche canale Sky, 3 in particolare, ma in realtà ci interessa particolarmente l'814 MS Channel, in cui andranno in onda appunto, come anticipato da Marco, le dirette di queste bellissime competizioni della FIBS. E poi abbiamo inoltre un canale web, o meglio 3 canali web, e inoltre siamo anche presenti sul digitale terrestre, abbiamo una copertura di 10 regioni ed è una novità delle ultime ora è questa, perché proprio da ieri abbiamo aggiunto anche la campagna, per cui aggiungiamo 10 regioni sul digitale terrestre MS Sport. Io sono qua a rappresentare l'azienda oggi e con orgoglio e con piacere veramente sono qua che spendo queste parole che mi inorgoglisce, insomma, dobbiamo aggiungere un tassello in più
ad un già ricco palinsesto e con questo accordo e questa partnership tra Mediasport Group e la FIBS, per cui già a partire da oggi pomeriggio ci sarà la prima diretta alle ore 15, vedremo la prima competizione e poi via via una volta a settimana seguiremo questo bellissimo campionato. E quindi io faccio un grandissimo in bocca al lupo a tutte le ragazze, le giocatrici, i giocatori che si sfideranno in questo campionato che finalmente ha inizio, e ricordo i canali, quindi Sky 814, MS Channel, vari canali regionali del digitale terrestre MS Sport, e poi anche ovviamente seguite i palinsesti, siamo presenti anche sui social, quindi Facebook, Instagram, seguiteci per tenere d'occhio il palinsesto e vedere quando andranno in onda le dirette. Per cui un grande in bocca al lupo, grazie ancora per avermi invitata e forza! Perfetto, grazie Marco Landi, grazie Rebecca Valentino, ringrazio anche Roberto Brusati, amministratore delegato del gruppo Mediasport, che non è potuto essere presente qui quest'oggi. Mediasport, come diceva Rebecca, che ha una copertura che praticamente copre tutte le regioni in cui ci sono squadre, soprattutto quelle che partecipano ai massimi campionati, quindi una copertura pressoché totale. Poi arriverà anche un canale digitale terrestre nazionale, quindi la possibilità per tutti di vedere non più soltanto in streaming ma anche sulla televisione tradizionale le partite di baseball e di softball. A proposito, primi appuntamenti su FIBS TV quest'oggi alle 15, l'All-Star Game, due partite con in mezzo l'Home Run Derby, la prima di queste partite e l'Home Run Derby andranno in diretta anche su Mediasport, quindi MS Sport e MS Channel. Poi vi do i primi appuntamenti di un programma che abbiamo già stilato e che arriva fino alla fine della prima fase del campionato di baseball. Sabato prossimo 15 maggio 20:30 saremo a Collecchio per il match fra Collecchio e Oltretorrente, poi la settimana successiva addirittura tre partite, venerdì alle 20:30 il derby fra Nettuno e Nettuno Academy, sabato 22 maggio alle 20:30 la sfida fra Grosseto e Lancers di Lastrasigna, e poi 23 maggio softball Bollate e Caronno, quindi un'altra sfida, un derby sentitissimo qui lombardo a partire dalle 14. Questo per quanto riguarda le prime settimane su FIBS TV, su Mediasport, con le tre partite nella prima settimana in cui partono interamente i due campionati. Direi che è tutto, siamo in chiusura di questa presentazione in questa mattinata qui a Caronno Pertusella. Vi ricordo però l'appuntamento di questo pomeriggio da non perdere, ore 15, All-Star Game per vedere in campo la nazionale, ci collegheremo intorno alle 14:30 come sempre per il nostro ricco prepartite, poi dalle 15 le due partite nazionale azzurra contro All Stars, con in mezzo anche la gara dei fuoricampo. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato a questa presentazione, a chi ci ha seguito attraverso YouTube e attraverso FIBS TV, appuntamento alle 15 con le prime gare della stagione, Italia contro All Stars. A più tardi.